The following contest is the Royal Rumble match. Now, the two superstars that drew numbers 1 and 2 are in the ring at the same time. Additional superstars will join for the total of the numbers in that ring drew. This will continue until all three superstars have entered the ring. Elimination occurs when you are thrown over the top rope and both feet touch the floor. The last man in the ring will be declared the winner of the Royal Rumble. And then back to the main event of WrestleMania. Caricamento e benvenuti a questa nuova Royal Rumble 2014 della OWF da Leonardo e Simone. Prima Shelton Benjamin, subito. Come avevo preannunciato prima. È stato predetto, quindi. Sì, avevo detto 1-2. Coraccio, però. Vabbè. Perché c'hai il naso tocca. Schiacciato? Non l'avevo visto così quando l'ho scaricato. Vabbè, sti cazzi. Un po' fatto male, insomma. Pensa che era il meglio che c'era, quindi immagina gli altri. L'entrata è uguale. Sì, è quella sua. C'è stato. Sì. Anche la tir. Sì, è la faccia che è fatta strana, vabbè. No, ma fa un po' schifo la tir. Sti colori. Vediamo chi è colpa del creatore, poi gli altri erano peggio. Vediamo chi sarà il numero 2, però. Vediamo un po' chi sarà il numero 2. Un face. Secondo me è un face. Probabile. Che già esiste nel gioco. Se si carica vuol dire che è creato, vuol dire che non si carica, vuol dire che è creato. Chi è? No, chi è? Tommy Dreamer. Chi è? Tommy Dreamer. Ah. Quindi SmackDown è easy down. Esatto. Vabbè, face comunque. Due creati dall'altro. Vabbè, sti cavoli. Dreamer Driver. Sì, su Twitter si chiama così. E su Shelton Benjamin non c'era niente. Si vede che non ce l'ha Twitter. Boh. Penso di no. O forse hai dimenticato di metterlo il creatore. Mi sa di sì. Sono creatori diversi. Questo 40 anni che sta a mettere. Però l'entrata è la sua, tra l'altro. Sì, ci stanno quasi tutte le entrate. Sembrava. Quando stava sulle corde sembrava tipo quello là. Che è stato eliminato dal Kokan. Ci ha messo tipo 2 secondi. Non mi ricordo come si chiama. Manco io. No, caricamento di nuovo. Però vabbè. Vabbè. Ci stanno sempre le Cine Ride. Sempre loro due, sì, sempre loro. Tanto poi la parte iniziale poi la taglio, vabbè. Allora. Sì. Inizia il match. Subito avrà l'eliminazione immediatamente subito. Attenzione. Ammazza. Prova il record. Diretto proprio. Se lo elimina. Se lo elimina me ne vado, giusto. Un ex campione di... No, Dreamer rimane nel ring. Meno male. Figura di merda proprio colossale. Irish Whip. E di nuovo eliminazione. Un'altra volta. Va, oh. Benjamin, ecco. No, il numero 3 sta per entrare. Vediamo chi è. Secondo me è uno da Raw. Spero. È fuori Dreamer intanto. Benjamin comincia. Ammazza. Comincia bene Benjamin numero 3, Alex Riley. Riley, un'altra volta da ECW. 3 ore per entrare. No, eccolo. Ti assomiglia, oh. Era poi i migliori che c'erano. No, però ci assomiglia più o meno. Però alla Riley del 2011, tipo, perché il 2013, 2014 non si può vedere. Anche perché non c'è stato mai, quindi. Tutto al commento. Esatto. A Superstars l'hanno. Andiamo Benjamin. Riley ex ECW Hardcore Champion. Sì, ha perso con Bray Wyatt, giusto? Parteciperà anche sì, che è l'attuale, alla Royal Rumble. L'attuale campione. Attenzione a Alex Riley che può eliminare Benjamin, ma secondo me non ci riuscirà, infatti è stato così. Tanto sta per entrare già il numero 4, che sarà... Uno da Raw. Sorto uno da Raw. Kennedy, in altra lotta da ECW. Raw ancora niente. Niente. Chi sarà il primo? Cesare Benjamin rischia moltissimo. Benjamin. Ma rimane nel ring. E poi Kennedy se la prende con Riley, anche se non hanno una fight, penso, Big in corso. No.
Cioè, sì, più o meno, perché tipo hanno fatto tag team, poi Riley, Kennedy ha attaccato Riley. Vero. Sì. Tanto Raw è rimasto Cesaro da solo sul ring senza fare nulla. Siamo continui. Allora, serpentaggio numero 5. Speriamo che sia qualcuno di Raw. Si spera, voglio sperare. Chi è? Swagger, Swagger. uno da Raw. Cioè, no, 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 ECW, Tutti scusa. si W, tutti adesso quelli di ECW. Stanno bruciando tutti le tappe. A parte Benjamin. Swagger sta davvero Riley. Riley lo È stende. però è americano, quindi non dovrebbe. Insieme a Benjamin che prova a eliminare Kennedy. Rischia anche Swagger appena entrato. Riley. Benjamin, grande mossa, non so cosa ha fatto. E se non lo sai, Non l'ho visto, però. Vabbè. già stiamo. Cioè, mo entra il sesto. Ci Eccolo. mettono troppo poco a entrare, però. Ma infatti, non sono 90 secondi questi qua, sono 30. Sì. Andiamo che è al numero 7. No! McIntyre. Perché c'è la musica della 3MB? Gliel'ho tolta! No! Vaffanculo! Vabbè. Un altro della ECW, quindi già Tra l'altro. 1, 2, 3, 4, 6 della ECW. Cioè no, 5 più Più Benjamin. Benjamin. Tanto Riley rischia molto. Preso da Beh, Bina dal bella taunt di McIntyre. intanto che se la scoatta da morire. Però Riley rimane nel ring. Poi Fino adesso l'unico eliminato è Dreamer da Benjamin, tanto sta per entrare il numero 7 che subito, così. sarà durato 20 secondi. Questo sarà un altro di Benjamin è SmackDown. Spero Dreamer. uno di Raw questo. Vediamo chi sarà. Ziggler. Ziggler da Raw. No, da Da SmackDown. SmackDown. Mi sbaglio sempre col vero. Ex World Heavyweight Champion. Che Numero doveva sfidare. sfortunato Doveva numero. sfidare Batista. Doveva sfidare Batista alla Royal Rumble, invece andava Cassius Ohno. Numero non molto fortunato per Ziggler. E vabbè, se deve vincere, vince. Attenzione a Swagger che è in pericolissimo. Ma rimane nel ring. Ma è stato eliminato qualcuno? Non Fino vedo ad più nessuno. Non vedo qualcuno. O sbaglio? aspetta. No, 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 ci stanno tutti. Sì, è vero. Però deve eliminare qualcuno perché sennò Perché? non può entrare l'ottavo. Perché se è il massimo nel ring sono 6. Ecco. Fa fuori Riley. Ecco, Riley fuori. Fuori Riley. Da McIntyre. McIntyre elimina Riley. E adesso dovrebbe arrivare l'ottavo. Sì, numero 8. Speriamo che sia qualcuno di Raw. Big. È riuscito anche Swagger, non ho visto da chi però. Mi pare da Mr. Kennedy. Tanto McIntyre è a rischio. Yusaku, proprio che da Yusaku non so a chi. Non si sa, però. McIntyre E c'è Benjamin! rischia e McIntyre si salva. Nel ring fino adesso 2 SmackDown e 2 ECW. Fuori di E McIntyre fuori. da Mr. Kennedy. Sì, con Sì, tanto una rischia powerbomb. Ziggler, attenzione, rischia Ziggler. Kennedy Ma scatenato. Benjamin lo salva. Benjamin con numero 1 è ancora dentro, Ottavo. ragazzi, grande prestazione. Ottavo ad entrare. Uno di Raw, spero. Tanto Cioè Kennedy rischia Benjamin. da morire. Fuori Kennedy, E Kennedy Dean va fuori. Ambrose. Dean Ambrose, il primo dello Shield. Di Raw, tra l'altro. Kennedy molto frustrato. È il primo di Raw. Entra Dean Il primo Ambrose. dello Shield è il primo di Raw. Fino adesso Benjamin con l'1, Ambrose con l'8 e Ziggler col 7, se non Sì, sbaglio. tanto Ambrose è presentato, rischia moltissimo. Attenzione. I due di SmackDown si alleano contro quello di Raw, che No, però si salva. si salva Ambrose.
Pubblico fa, ora se la prende con pubblico fa cori a caso. Vuole eliminare Ben. Inizia il numero. Non capiamo quello che dicono. Intanto arriva il numero 9. Il numero 9. Vediamo. Damian Sandow. Sandow. Molto Sandow da Raw. Molto frustrato Sandow in queste settimane. Si è guadagnato l'opportunità della Royal Rumble contro RPD, che aveva attaccato la settimana prima con una sedia. Vediamo come adesso Sandow di Raw se la prende con Benjamin di SmackDown ed Ambrose di Raw se la prende con Ziggler di SmackDown. Quindi Raw contro SmackDown. Let's go Ziggler, il pubblico. Di CW ormai sono stati eliminati. Il pubblico grida Let's go Ziggler, credibilmente. Evidentemente. Evidentemente voglio una vittoria dello show che è a rischio contro Ambrose. Pubblico, sì, pubblico. Numero 10. Chi sarà? Numero 10. Il primo e un terzo della Rumble se ne va. Chi è? Cody Rhodes da Raw. Cody Rhodes. Quindi sul ring c'è il team Rhodes Scholars, l'ex team Rhodes Scholars. Uno Cody Rhodes a discapito di suo fratello si è guadagnato questo. Fuori di me, fuori da me Sandow intanto. Sandow da Benjamin. Si incavola molto. Se non sbaglio, era Benjamin. Sì, si incavola molto Sandow. Era Benjamin. Sì, era Benjamin. Sì. Tanto Benjamin rischia, ma rimane nel ring. È la seconda volta che fa sta cosa. Tra l'altro, Rhodes anche all'inizio. Fuori Ziggler. E Ziggler fuori. Ambrose elimina Ziggler. E lo prende anche in giro, ragazzi. Ex compagni negli Haters, ricordiamo. Nel 2012. Benjamin rischia. E Benjamin si salva ancora. Grande prestazione di Benjamin. È stato tentato di eliminare tanto altro. Numero 11. Chris Jericho, che ha perso contro Daniel Bryan. Contro Daniel Bryan durante la serata di prima della Royal Rumble. Fuori intanto Cody Rhodes. Cody Rhodes armando di Ambrose. Coi baffi dall'altro, qui non c'era. Quindi tanto ancora Benjamin. Se l'è fatti crescere solo stasera, poi ritagliare. Esatto, poi si ritaglierà. Scelto un Benjamin, ancora continua a rimanere nel ring. Ancora Benjamin. Ora e due addirittura. Ora però rischia moltissimo con Jericho e Ambrose ad attaccarlo. E vediamo un po' cosa succede. Vediamo. Ma si salva ancora! Scelto Benjamin! Prestazione incredibile. Tanto si alleano Jericho e Benjamin contro Ambrose. No, Ambrose poi! Ambrose. Capoccia. Numero 12. Bray Wyatt. L'attuale ECW Hardcore Champion. Col numero 12. Già stiamo quasi a metà. Tanto spinning air kick di Benjamin su Ambrose e powerbomb di Jericho su Ambrose. Ricordiamo che Jericho ha perso per la terza volta consecutiva contro Bryan in questo anno. Terza, prima Extreme Rules. Ah giusto, nell'Extreme Submission Match. Sì. Però non era valido per il titolo, no? Perché Bryan ha vinto a Money in the Bank. Tanto subito il numero 13, vediamo chi sarà. Jericho rischia. Numero non molto fortunato, il 13. No, vediamo un po'. Vediamo ora chi è. Jey Uso. Suplex di Why do J su Ambrose. Hai visto le musiche sono. Sì. A parte Drew McIntyre però. Vabbè. Fino adesso solo Ambrose dello Shield. Siamo al numero 13, giusto? Sì. Poi quasi a metà. Da Jey Uso non mi aspetto granché, sinceramente. Tanto Benjamin rischia contro Bray Wyatt. Jimmy e Jay sono Benjamin! Ancora scelto un Benjamin che rimane nel ring. Grande prestazione. Se li prendi in singolo Jimmy e Jay Uso sono a merda, sì. Infatti. Sono predestinati al tag team. Numero 14 intanto. Entra Curtis Axel. L'ex Intercontinental Champion. E Jericho fa la stessa cosa che ha fatto Benjamin due volte. Si è salvato da
tentativo di eliminazione di Ambrose. Chi se n'è andato, uscito? No, Bray Wyatt è fuori. Bray Wyatt, Benjamin ha eliminato anche Bray Wyatt. E Dean Ambrose è fuori. Jericho elimina Dean Ambrose. Ambrose è fuori. E Jericho sfotte pure. Tanto Benjamin è a rischio. Ha ripagato quello che ha fatto. E Jey Uso. Oh, Benjamin fuori. Jey Uso elimina Benjamin. Jey Uso, ragazzi. Prestazione da circa un quarto d'ora per Benjamin. Sì. Grande prestazione. Ha eliminato, se non sbaglio, tre persone. Merita sicuramente un push Benjamin dopo questa prestazione. Anche per cambiare un po' i pretendenti, visto che Batista non penso che... Vabbè, ma Benjamin non credo sia uno da World Heavyweight Championship. No, vabbè. Magari contro Becky Langston, ma non ha molte speranze. Sì. Becky Langston imbattuto. Attenzione, Jey Uso. Jey Uso. Da Y2J, Axel resiste. Numero 15, arriviamo a metà della Rumble. A metà. Siamo a metà. Jimmy Uso. Jimmy Uso, l'altro Uso. Spero che non si attacchino. Jey Uso lo aspetta. Infatti. Questo voglio fare, Axel e Jericho contro gli Usos. Ecco. No, ecco, Jericho va addosso a Jimmy Uso. Ecco, eliminatelo perché... Eliminate uno degli Usos perché io non so chi è Jimmy e chi è Jey. Quello che sta per eliminare è Jey. E infatti Jey, ecco, è fuori. No, Jimmy. Se non sbaglio era Jimmy questo che è uscito. No, beh, Jey. È durato... No, penso sia durato 5 secondi Jimmy, perché... E adesso Axel e Jimmy o Jey, non lo so, penso sia Jey però. Si alleano. Io penso sia Jimmy. Durato la metà. Ma quello che è... No, io penso sia Jey. Numero 16, vediamo un po'. Sì, numero 16. Road Dog Jesse James! A sorpresa partecipa alla Royal Rumble. Dopo essere stato anche a Raw Old School qualche settimana fa. Se la prende subito con uno degli Usos, non so chi è. Con prova eliminarlo. Con Jimmy o Jey Uso. Io lo chiamo Jey perché credo sia Jey. Poi tu chiamalo Jimmy. Tanto attenzione, Axel rischia. Intanto va fuori anche Jimmy. Jimmy para Jey Uso fuori. Meno male perché non sapevo chi era. Road Dogg, prima eliminazione per lui in questa Rumble. Tanto arriva il numero 17. 17. Ed è John Morrison. Da SmackDown. Morrison, dopo aver perso la chance, la title shot contro Big E due settimane fa, partecipa alla Royal Rumble. E subito Jesse James lo attacca. Tanto Jericho vuole eliminare Axel. Ma Axel... Fight avrà Axel e Jericho. Che prima si allenano e poi si attaccano. Tanto Morrison rischia moltissimo, Road Dogg. E mi sa pure Axel. No, Axel rimane. Jericho lo stende. Jericho è anche molto arrabbiato per la terza sconfitta con Brian. È l'ennesima opportunità di persa di diventare campione. Seconda dopo Survivor Series. Triple H, Triple H il numero 18. Numero 18. Manca dai piani alti di SmackDown ultimamente. E stane subito Jericho. Ha avuto un'opportunità di diventare number one contender in Fatal 4 Way qualche settimana fa, nel quale c'erano anche Ono, Ziggler e Kane, ma ha perso in favore di Ziggler, che però dopo ha perso uno steel cage contro Ono. Attenzione a John Morrison però, che rischia molto. Rischia molto Morrison. E intanto e rimane nel ring però. Però si salva. Jericho e Triple H si attaccano. Jericho rimane nel ring. I due veterani. E adesso solo Axel è una nuova leva. Fuori Jericho. Morrison. E intanto Jericho va fuori. Entra un altro dello Shield. Tocca a Seth Rollins. Quindi solo Roman Reigns rimane dello Shield. E Axel lo attacca subito.
Russian leg sweep di Rollins. Jericho non so se si vendicherà in questa situazione. C'è fuori c'è Morrison. Morrison fuori. Triple H lo elimina. The game elimina Morrison. Attenzione, Curtis Axel no. Rimane. Tra l'altro Road Dogg è ancora dentro, ma Triple H che anche un suo amico se la prende con lui. Attenzione Road Dogg però, che reagisce. Due ex membri della DX. Road Dogg membro dei New Age Outlaws. E Triple H tenta di eliminarlo. Sta per entrare il numero 20. E anche a... no, 19. No, 19 da Rollins. O 20. Questo è il 20. Ah, ok. 20 quindi. Ryback. Un altro della Easy Dub. Uno dei pochi rimasti, penso. Infatti. Penso sia rimasto solo un altro. Eccolo Ryback. Vuole... Intanto fuori Road Dogg. Ma fuori. Da Triple H che lo prende anche per il culo. Triple H. Ecco. Giusto perché erano amici. Ci sono attivo lei, c'è scatenato. Axel però buona prestazione perché è quello che fino adesso è rimasto di più. Tanto Rollins avete dalle... Ryback è entrato adesso. Adesso Rollins prima. Tutti. Invece col 17 se non sbaglio. O 18. Numero 21 intanto. Numero 21. Sono Roman Reigns. Roman Reigns, un altro dello Shield. E il suo amico Rollins rimane nel ring. Eccolo Reigns. Vediamo se aiuterà. No! Ecco, attaccato Rollins. Quando rialza Rollins, glielo riserve. Si attaccano, siamo un drop di Reigns su Rollins. Tanto Axel. E Axel finisce fuori. Triple H elimina Ryback intanto stende Rollins. Tanto se la prende con Rollins. E Reigns rischia di essere eliminato. Ma rimane nel ring. Chissà se ha fatto delle ripercussioni questo attacco di Reigns a Rollins. O viceversa quello che è. Numero 22 intanto. Numero 22. Ne mancano. Ric Flair. Un'altra sorpresa della Royal Rumble. Entra anche Ric Flair. Se Roman Reigns rischia moltissimo, non reagisce, Triple H lo tiene in balia. Intanto Ric Flair però attacca. E non sa cosa fare. Rollins fa la stessa cosa di Benjamin. Anche Rollins. Di Benjamin e di Jericho. E di Jericho. Va di moda. Sì, ormai lo fanno tutti. Poi se lo stesso movimento poi non si differenzia di un pochino. Attenzione sì. A Ryback, attenzione a Ric Flair, prova a eliminare Ryback. Aspettiamo anche che entra Big Show per farlo. Intanto manca ancora molta Superman Punch di manca ancora Benz. Molta gente. Mancano 8 persone. Col 23. Ecco il 23. Vediamo chi è il 23. Randy Orton. Che ha perso contro Lesnar nel pay-per-view. Nel The Beast vs Survivor match. Tanto Ryback. Quindi Ryback elimina Ric Flair. Flair fuori, Ryback senza cuore. Senza cuorissimo proprio. Tanto Orton è subito in balia di Seth Rollins. Ora Ryback contro Roman Reigns. Triple H e anche nessuno riesce ad attaccare Reigns. Fuori Randy Orton, incredibile! Incredibile, Orton è fuori! Un minuto! Orton è fuori! Incredibile! Meno di un minuto durato. Sarà la sconfitta ricevuta da Lesnar. Belli suplex di Ryback su Rollins. Sì, sicuramente la sconfitta contro Lesnar ha pesato sia sul morale sia sul fisico di Orton, che Lesnar si sa che non... Si sa che è la bestia. Ryback intanto prova a fare piazza pulita, ma Reigns salva il suo compagno. Mentre arriva il numero 24. Che Triple H rischia. Mark Henry.
Mark Henry da SmackDown, che è tornato a SmackDown qualche settimana fa per aiutare Big E. Rollins va all'angolo a ricevere di Triple H e Rollins è fuori. Rollins elimina no, Triple H elimina Rollins. Sì. Tanto Reigns è l'ultimo rimasto dello Shield. Ancora doveva entrare. Mark Henry ci ha messo 40 ore per entrare nel ring. E qui rischia l'eliminazione di Lampo. Tanto Ryback stand Reigns. E fuori Mark Henry. Ancora peggio di Dreamer e di Orton. Ci ha messo più a entrare che. Che si è eliminato. Tanto Reigns rischia perché è in balia sia di Ryback che di Triple H. Che Triple H però è rimasto morto. Ma dopo tutto è The Game. Adesso tre ossi duri. 25esimo. Siamo quasi alla fine. Vediamo. Tanto Ryback rischia. Reigns e Triple H si alleano. Vediamo chi è. Kofi Kingston. Che ha tornato il poche. Adesso. Lo tenteranno di eliminare, ma lui. Fuori Ryback. Si salverà. Si salverà saltando dalla barricata. Esatto. Oppure si tiene. Dal tetto dell'arena. Oppure si tiene sulle mani o usa la sedia dei commentatori. No, dal tetto dell'arena. Chissà che si inventa nel prossimo anno. Tanto Reign. Va in mezzo al pubblico. Va in mezzo al pubblico, arriva qualcuno e lo lancia dentro. Probabile. Azione a Triple H però che. Triple H è quello che è rimasto. È rimasto più di tutti. Reigns. Perché dal 19 se non sbaglio. Reigns è stato con il 19. 22 o 21. Sì. Mi ricordo. Tanto arriva il numero 26. Adesso 26. Kane. Kane come Triple H ha avuto opportunità di diventare number one contender al titolo di Batista. E se Roman Reigns! Samoan drop su Kane! Che Samoan drop? E ancora! Reigns non si ferma! Fa il suo urletto che fa prima della Triple H. Triple H ci saluta! Kofi Kingston che è diventato heel poche settimane fa. Elimina Triple H. E Reigns si salva. E adesso quindi è Reigns quello che è rimasto più tempo tra i tre sul ring. Numero. Ed ecco il 27. Chi sarà il 27? John Cena. Quindi adesso 3 di Raw e 1 di SmackDown. Col 27 entra John Cena, ex WWE Champion. Tanto grande suplex di Kane su Kofi Kingston. Vertical suplex di Kane sul ghanese. Sul ghanese. Quello che è africano, prima si dava giamaicano, poi ghanese, non si capisce. Giamaicano. Grandissima Shawn Michaels. Anzi no, Triple H. Powerbomb detto di Kane su Kofi Kingston. Ti ricordi Triple H? No, non me lo ricordo. Si è chiesto se era giamaicano. Ah no, non me lo ricordo. Tanto numero. Non l'hai visto. Numero 28. Dopo te faccio vedere. Big Show. Quindi mancano due numeri. Kane è fuori! Kofi Kingston on fire! Kingston elimina sia Triple H che Kane. Poi si prende le botte da Reigns e Cena. Ecco. Mo entra pure del Big Show. Big Show 43 ore per entrare nel ring. Come Mark Henry, magari non fa la stessa fine. Fa la fine di Mark Henry. Into the Big Show. Big Show rappresenta l'Alliance. Tra l'altro runner up anche l'anno scorso Big Show, eliminato da Sheamus. Ecco. Super Samoan Drop di Roman Reigns. Ecco, giusto per. Non è che lo fare mistero con Vince, no. Kane e Big Show, giustamente. E se Reigns. Il trip di Big Show. Reigns rischia. Che rischia di essere eliminato da Reigns. Da Big Show. Se ne ha Kofi che non ci saluta perché Cena. Non è. Fuori Reigns. E Reigns. Reigns va fuori. Numero 29. Elimina Reigns. Penultimo. Antonio Cesaro. Cesaro. Boato del pubblico. Lo svizzero.
lo United States Champion. Fuori anche Cena. Kofi Kingston ha eliminato Cena. Kingston ha eliminato Triple H, Kane e John Cena. Triple H e Cena. Incredibile. Quindi il numero 30 si saprà già chi è, ma non lo sveleremo. Attenzione, Big Show. Rimangono 4, Cesaro e Big Show ci allenano contro Kofi Kingston. Rimangono Cesaro. Snuggle punch. Ma Kofi si rialza subito. Si è rialzato subito. Un mostro. È un fire proprio. Ecco il numero. Sì, vorrei... Cesaro che corre. Corre contro le corde. Numero 30 è ultimo di questa Rumble. CM Punk. Col 30 entra CM Punk, quindi Big Show, Kofi Kingston, Cesaro e CM Punk. CM Punk sono gli ultimi 4 della Royal Rumble 2014. Qui CM Punk entra con un liscio. Fuori Kofi Kingston. E Kingston va fuori, quindi abbiamo gli ultimi 3 di questa Royal Rumble. Però Kofi Kingston può giovare di una grande prestazione. Tanto tre eliminazioni, tre grandi eliminazioni per Kofi Kingston. Cena, Triple H e Kane. Cesaro rischia. Quindi, Cesaro rischia. Cesaro è fuori. Cesaro va fuori. Big Show di nuovo alle ultime Big due. Big Show arriva di nuovo in finale. CM Punk e CM Punk and the Big Show. Gli ultimi due di questa Royal Rumble. Vediamo se stavolta The Big Show riesce a vincere questa Royal Rumble. L'anno scorso si è eliminato da Sheamus e ora CM Punk rischia di CM Punk è in bilico. Vediamo se si salva. Si salva Best in the World. Tutti fanno il tifo per lui. Attenzione. Manda Big Show le corde. CM Punk tenta di eliminare il gigante. Attenzione, no. Non ci riesce. Cazzottone di The Big Show. Che non è il knockout, ricordiamo. Non è il knockout. Belly to belly di Big Show lo rialza. Che prende per la faccia Punk. Ma Punk lo prende. E swinging leg breaker. Si scontano due, non lo so perché. Ancora CM Punk. Ancora CM Punk tenta di eliminare The Big Show. The Big Show si salva di nuovo. Intanto e ancora Punk. C'è il boato del pubblico che crede in lui. Attenzione, CM Punk. Si è intravisto CM Punk. CM Punk ancora The Big Show. Si è intravisto un cartello per AJ. Sì. Adesso uno per Daniel Bryan. C'è scritto I dig Crazy Chicks. Attenzione, attenzione del Big Show. Rischia CM Punk. No, CM Punk rimane nel ring. Headlock, poi Irish Whip di Punk su The Big Show contro il paletto. Che prova a eliminare, prova a eliminare il gigante di CM Punk con una prova di forza, ma Big Show non ci riesce. Attenzione, CM Punk sgambetto. The Big Show, grande finale questo. Big Show chiede il time out, ma Punk non glielo concede. E lo butta sulle corde. Punk prova a eliminare Big Show, attenzione. Lo spinge sulle corde. Attenzione, Don Kick ed è fuori! CM Punk vince la Royal Rumble! Vince la Royal Rumble 2014. Come è giusto che sia. Con il numero 30, ragazzi. Un altro con il numero 30 vince la Royal Rumble. CM Punk che ha eliminato solo The Big Show alla fine. CM Punk is going to WrestleMania. Contro Daniel Bryan. Si pensa che se Bryan perde il titolo al prossimo pay-per-view. Intanto CM Punk si è guadagnato un'opportunità per WrestleMania. Era indica il logo con Big Show molto sconsolato dietro di lui. Dopo e vediamo chi sarà il prossimo. L'anno prossimo, finalmente il Big Show arriva fino alla fine, di nuovo. E dopo questa grande Royal Rumble, dove CM Punk è uscito vincitore e quindi andrà per il titolo WWE, si pensa, credo, a WrestleMania. Dovrebbe essere così, visto che è di Raw, ma vedremo. Vi passiamo ai saluti e
Vi ringraziamo per la visione, tanto da vedere tutto, perché sennò vi uccidiamo e vi banniamo. Ci siamo sforzati molto. Giustamente. E seguite gli show e ci vediamo ad un magari un prossimo video, commentary o una Alla prossima prossima serie, occasione. la prossima occasione. Ciao a tutti. Ciao.